Questo è decisamente il momento più emozionante per un curatore, quello di vedere finalmente, piano piano, appesi alle pareti tutti i quadri che uno si è immaginato a tavolino. Sono oltre 100, le sale sono tutte le sale più importanti del Museo di Villa Croce, che vengono letteralmente invasi dall'arte di Sirotti. Raimondo Sirotti, grande maestro del colore, grande maestro della luce, porta la natura dentro lo spazio di Villa Croce. E questo è un po' il filo conduttore che ha guidato le mie scelte allestitive, che sono quelli veramente di trasformare lo spazio interno in un viaggio nella natura. Passeremo dalla sala delle ninfe, che ricordano ovviamente ispirate a Monet, alla sala Vedo Verde, una sala interamente verde, che appunto ho immaginato sempre tutta tappezzata di verde e che adesso finalmente ha questo colore dominante, con le pareti dipinte, con un prato d'erba, una serie di sorprese che il visitatore avrà per una mostra che credo, al di là dell'importanza dell'artista Raimondo Sirotti, nato nel 1934 e morto nel 2017, un grande maestro della pittura genovese e ligure del Novecento, al di là di questo la mostra ha una valenza perché ha un allestimento del tutto nuovo, suggestivo, coinvolgente. Le sale sono, secondo questa parola che si usa, immersive. La volontà è proprio quella di immergere il visitatore nei colori e nella luce di queste grandi tele di Raimondo Sirotti.